Ciao amici, benvenuti oggi con un nuovo video. Vi farò vedere una montatura a tre ami per insidiare pesci di galla, come occhiate, aguglie, eccetera. Vi farò vedere come la montatura è fatta. Poi, se qualcuno vuole sapere sempre in dettaglio come farlo, basta che lo scrive qui sotto e ve la farò, va bene? Chi c'è qua? Ehi, Max! Ehi. Lì. Evidentemente a nessuno importa, però questo qui è Max, uno dei tanti componenti della famiglia, saluta un po' i nostri amici. Vai. Bene ragazzi, bando alle ciance, guardiamo insieme questa bella montatura. A voi. Bene amici, questa qui è la montatura in questione. Partiamo con un trave dello 0,28 in fluorocarbon. Lo facciamo lungo 3,90 m. Facciamo l'asola e lo misuriamo 3,90 m, già annodato con il nostro aggancio rapido del piombo. Dal nodo dell'aso, aggancio rapido del piombo, 3,90 m, lo 0,28 in fluorocarbon. Prima di annodare il nostro aggancio rapido per il piombo, andremo a infilarci delle girelle. Io in questo caso uso queste qui, con tubicino passante. Sono libere di girare e non danno fastidio assolutamente. Infiliamo tre di queste e andiamo ad annodare il nostro aggancio rapido per il piombo. Una volta fatto questo, ne mettiamo una a 10 cm dal nodo dell'asola e un'altra a 10 cm dal nodo dell'aggancio rapido e l'altra la mettiamo alla metà del nostro trave, dal nodo del nostro aggancio rapido al nodo dell'asola. Misuriamo la metà e installiamo la terza girella che va alla metà. Fatto questo, passiamo ai braccioli. I braccioli saranno lunghi 1,50 m, saranno del diametro 0,14, sempre in fluorocarbon, con amo del 14 della serie Yamagatsu. Serie 120, numero 14 della Yamagatsu a paletta. Poi abbiamo il nostro pop-up. Questo è un pop-up stick della Trabucco, che è molto comodo perché si può tagliare la misura che si vuole, la lunghezza che si vuole, installando e mettendo, facendolo passare dall'amo, lo installiamo sul nostro filo e abbiamo il pop-up. Il pop-up si mette su tutti e tre i braccioli. I braccioli tutti e tre uguali, 1,50 m, con lo stesso amo, con lo stesso pop-up, uguali. Questo tipo di montatura qua la usiamo con canne da 5 metri, no? Essendo una montatura lunga 3,90 m e anche più, calcolando l'ultimo bracciolo in fondo, avremo bisogno di canne abbastanza lunghe, no? Quindi
si pesca molto leggeri, con piombi dai 40 grammi fino ai 60 massimo, molto leggeri. E questo è tutto. Bene ragazzi, eccoci di nuovo qui. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, commentate, like e iscrizioni. Vi aspetto al prossimo video. Ciao belli!